Bene, buonasera a tutti. Benvenuti al nostro ottavo webinar. Siamo all'interno di un ciclo di webinar promosso dall'associazione Utopian e dal titolo Restart, che allude naturalmente alla necessità di ripartire dopo la crisi. Stasera abbiamo come ospite Gaetano Armao, che è vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all'economia con delega al digitale, il che ci interessa particolarmente naturalmente perché lo interrogheremo un po' su quello che è il ruolo dell'agenda digitale regionale all'interno di un sistema in cui il livello regionale chiaramente deve interfacciarsi e deve interagire con il livello nazionale e il livello comunitario. Ora, l'assessore è un po' in ritardo, ha avuto un piccolo contrattempo, ma sarà qui tra poco. Nel frattempo volevo ricordarvi che oggi è una giornata particolare perché abbiamo ben due webinar. Il secondo alle 19 con Nazareno Principale, il quale ci parlerà di organizational design e del ruolo dei processi e delle organizzazioni nella trasformazione digitale. Ora, come di consueto, il webinar è proiettato anche live su Facebook, quindi per chi desiderasse seguirci su Facebook può naturalmente farlo. Qui è possibile chiaramente porre domande e noi le proveremo a girarle al nostro ospite. È molto, sicuramente molto importante appunto avere un rappresentante di un'istituzione regionale, in particolare della regione siciliana, che è chiaramente un caso sui generis perché appunto la regione che gode di uno statuto diverso da quello delle altre regioni italiane. E anche su questo naturalmente noi vorremmo un po' concentrare la nostra attenzione, perché l'essere, avere delle determinate prerogative, quindi un grado di autonomia maggiore rispetto al livello nazionale, può essere, se adoperato bene, uno strumento molto forte, uno strumento che aiuta, che può aiutare la regione ad integrarsi in modo forse anche più efficiente con quello che è invece il livello sovranazionale, quindi il livello comunitario. Ora, la regione siciliana, chiaramente anticipo qui qualcosa che poi l'assessore ci dirà meglio, si è dotata di una sua agenda digitale che è possibile consultare sul sito della regione. E un aspetto degno di nota è il fatto che quell'agenda è non soltanto disponibile in italiano, ma anche in lingua inglese, il che dimostra come la Sicilia non guardi soltanto chiaramente all'Italia, ma guarda ad un panorama più ampio, ad uno scenario più ampio. D'altra parte la Sicilia è in una posizione geografica estremamente privilegiata perché, essendo al centro del Mediterraneo, chiaramente si trova ad essere perno di uno scenario geopolitico molto ricco. Questa forse è una considerazione che ci porta anche a parlare di, se vogliamo, di un'occasione persa nel momento in cui questa particolare posizione geografica e, se vogliamo, anche storica della Sicilia non viene poi adeguatamente sfruttata per la costruzione di legami, di relazioni non soltanto con l'Italia, diciamo con il resto d'Italia, non soltanto con l'Europa, ma per esempio con i paesi sulla sponda che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo. Queste sono considerazioni di tipo geopolitico che però hanno anche naturalmente un impatto sull'agenda digitale. Sappiamo che il digitale ha una valenza, se vogliamo, di spinta alla globalizzazione e può essere usato come strumento anche all'interno degli scenari geopolitici di riferimento. Quindi la Sicilia avrebbe, dal mio punto di vista, tutte le carte in tavola per essere, tutte le carte in regola, per essere, per giocare appunto un ruolo estremamente forte, un ruolo di ponte tra l'Europa, non soltanto l'Europa del Sud, ma l'Europa tout court e il Mediterraneo, e quindi inserirsi come protagonista
in un diciamo, meccanismo di interlocuzione, uno scenario di interlocuzione con un numero di paesi molto, 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 molto considerevole. Paesi, peraltro, che hanno interagito con l'Italia storicamente in veste anche diciamo, di vantaggio reciproco. Quindi questa è una prima considerazione. Una seconda considerazione naturalmente riguarda le modalità con cui l'innovazione e la digitalizzazione si può fare in un contesto come quello siciliano. E soprattutto come può un soggetto pubblico come la Regione innovare, tenendo presente appunto che magari i vincoli sono diverse da quelli di altre regioni italiane, ma anche le risorse sono diverse da quelle di altre regioni italiane. Quindi, come fa la regione ad innovare e a digitalizzare? Come può trovare risorse? Come può impiegare e investire queste risorse? E come, soprattutto, può far sì che ci sia una ricaduta positiva poi sul territorio? Cosa non banale, perché sappiamo benissimo che un soggetto pubblico, nel momento in cui si rivolge a degli interlocutori privati, in quanto fornitori o in quanto partner, naturalmente non può privilegiare i suoi interlocutori sulla base territoriale. Questo significa che la Sicilia, o come qualunque altra regione, naturalmente deve rivolgersi ad un mercato che ormai è un mercato europeo. Però è evidente che in un contesto di questo tipo alcuni interlocutori, alcuni soggetti, alcune forze presenti sul mercato possono essere in qualche modo vettori di risorse verso l'esterno della regione. Ora, questo chiaramente è un tema che riguarda più, se vogliamo, lo sviluppo del territorio che non la politica industriale della regione stessa. Dobbiamo però tenere presente che qualsiasi tentativo, qualsiasi sforzo di digitalizzazione e di innovazione della regione Campania, questo deve essere misurato, quello che è comunque l'impatto del tentativo, di quello sforzo a livello del territorio della regione. Perché chiaramente il rischio di portare risorse fuori regione esiste ed è molto molto alto. Quindi una seconda considerazione legata al ruolo, quindi delle risorse pubbliche, a come un soggetto pubblico può investire risorse per digitalizzare, per innovare. Perché è del tutto evidente che si fa crescere un territorio nel momento in cui esiste anche un'attenzione a quelli che sono i soggetti produttivi di quel territorio. Abbiamo poi una terza considerazione che è quella non voglio anticipare tutto quello che diremo o che chiederemo all'assessore, comunque una terza considerazione che è quella del modo in cui la Sicilia guarda all'Europa. Perché sappiamo che sono stati fatti molti sforzi, anche positivi, per l'acquisizione, per esempio, di fondi europei, che è senz'altro un aspetto virtuoso, in quanto sappiamo benissimo che una delle pecche della gestione pubblica dei fondi europei è la non totale capacità di acquisirli e gestirli tutti per il meglio. Quindi qualunque successo nell'acquisizione di fondi comunitari è sicuramente un punto degno di nota. Ma sappiamo appunto che la Sicilia, questo poi sicuramente l'assessore ce lo confermerà, la Sicilia è riuscita ad acquisire dei fondi, li ha impiegati o li sta impiegando in progetti di digitalizzazione, che significa che la Sicilia si pone appunto come interlocutore diretto dell'Europa. Allora, quali sono i risvolti politici e geopolitici di questa scelta? E quali sono anche, se vogliamo, quali sono i diciamo, vantaggi e quali sono le difficoltà e gli svantaggi o quantomeno le sfide
che l'amministrazione deve sostenere nella gestione di un rapporto di questo tipo. Siamo ancora in attesa dell'assessore, dovrebbe connettersi tra poco. Mi confermano che è in arrivo. Buonasera, assessore. Buonasera, scusatemi, ho avuto una... Ci mancherebbe, grazie, grazie di essere qui. Abbiamo avuto un incontro con Banca Italia e abbiamo finito adesso, scusate. Bene, assessore, guardi, non la vediamo bene. Ecco, perfetto, perfetto. Bene, io ho anticipato un po' qualche domanda che magari le faremo più avanti, però vorrei che ci dicesse un po', diciamo, introducesse un po' lei l'argomento. Il nostro pubblico è sicuramente molto interessato appunto al tema dell'agenda digitale regionale, soprattutto nel caso della regione siciliana, che è un caso molto molto particolare, ci dirà. Bene, le do la parola. Grazie Monte e grazie dell'ospitalità che ci offrite e la possibilità di illustrare quello che si sta facendo con l'agenda digitale, che per noi è un elemento di grande vantaggio in questo momento, di grande opportunità. Se questa drammatica pandemia e la crisi economica che ne è scaturita
hanno degli effetti positivi, questi si possono declinare proprio nel settore del digitale, dove la infrastruttura, e ora a breve dirò qualcosa sul punto, ha consentito a migliaia di dipendenti pubblici regionali e locali di aziende private di lavorare con un lavoro a distanza. Ha consentito a decine o centinaia di migliaia tra studenti di scuole e università di proseguire la loro attività, in alcuni casi addirittura laurearsi la connessione digitale. E ha consentito anche a tanta gente di interloquire, mantenere rapporti familiari, lavorare, studiare, approfondire, svagarsi anche. Quindi una struttura digitale che ha avuto una forte tenuta. Io ho sempre precisato che laddove il lockdown fosse giunto 3 anni fa, non si sarebbe potuto avere un risultato analogo, e probabilmente la Sicilia avrebbe avuto un lockdown anche digitale. L'agenda digitale siciliana, nonostante abbia una connessione con l'importante programmazione europea 14-20, ha visto purtroppo un fortissimo rallentamento della spesa nella fase iniziale. Degli oltre 350 milioni di euro destinati a infrastrutture e servizi, quando mi sono insediato nel gennaio del 2018, tra fine dicembre e gennaio del 2018, si era speso soltanto 1,5 milioni di euro. L'agenda digitale era poco più che una lista della spesa, tant'è che con un gesto che oggi per fortuna risulta coraggioso, a quel tempo era probabilmente anche azzardato, abbiamo fermato l'agenda digitale così come l'abbiamo trovata, l'abbiamo riscritta, con una serie di opportunità, di opzioni, di scelte. Tra queste è risultata oggettivamente una scelta, oggi confortata dai risultati, quella di non fare gare, cioè evitare che la Sicilia aprisse nei singoli settori destinati all'impiego delle risorse gare o procedure con rischio di avere ricorsi, procedure lente, con tutto quello che nel nostro paese vuol dire applicare questo dannato codice dei contratti pubblici che con gold plating ha fatto sì che le direttive europee semplici e lineari diventassero un coacervo di norme illeggibili. Io insegno diritto amministrativo e mi occupo professionalmente, per ora sono in aspettativa, mi occupo professionalmente di appalti. Bene, oggi districarsi tra le linee guida, le circolari, le direttive, i regolamenti, la normativa nazionale, le normative regionali in materia di appalti è praticamente impossibile. Quindi se la regione avesse deciso di procedere con appalti suoi propri, utilizzando le risorse europee, probabilmente tutto sarebbe ancora allenato. Per fortuna invece abbiamo deciso di rivolgerci a Consip, con la quale abbiamo anche raggiunto un accordo quadro, e abbiamo quindi utilizzato le convenzioni che Consip ha aggiudicato. In questo modo, per esempio, abbiamo da poco sottoscritto un contratto da oltre 2.300.000 euro con Leonardo, per esempio, per avere la cyber security garantita dal campione nazionale e probabilmente tra i campioni europei della cyber security digitale. Poi l'investimento con Open Fiber ed Infratel ha fatto sì che oggi siamo a oltre il 60% della spesa di fondi europei, a oltre 260 milioni, con la possibilità addirittura, dono in discrezione senza ovviamente riferire dei soggetti coinvolti, ma qualche giorno fa primarie imprese europee e nazionali del settore ci hanno proposto di creare a Palermo il secondo hub nazionale dopo quello di Milano. Questo vuol dire che il lavoro che si è fatto nel settore dell'infrastrutturazione e che è confortato dai dati DESI pubblicati qualche giorno fa, che purtroppo vedono l'Italia in una posizione non di prima fila
per la digitalizzazione, ma che sulla base quantomeno dell'infrastrutturazione digitale vedono Sicilia in una posizione molto avanzata. Attenzione, non è un risultato ascrivibile soltanto al governo di cui faccio parte o all'attività dell'autorità regionale per l'innovazione tecnologica, l'ARIT, che è la nostra struttura amministrativa, ma è per fortuna una scelta che ha una lungimiranza di scelte che risalgono a alcuni anni fa. Governi nazionali e soprattutto Cassa Depositi e Prestiti hanno visto lungo nel formare infra, nel pensare che un'infrastruttura digitale nel Mezzogiorno fosse una delle leve per puntare alla crescita e allo sviluppo del Mezzogiorno. Quindi poi, assessore, io prima, appunto, in attesa che lei ci raggiungesse, avevo menzionato due punti che mi sembrano interessanti. Uno, il fatto che l'agenda digitale siciliana sia anche pubblicata in inglese, il che mi sembra un ottimo segno. Tra l'altro è un testo veramente ben fatto. Io l'ho letto soltanto in inglese, lo trovo veramente chiaro, veramente molto molto grazie. Bello. E l'altro è... Lusinga, anche se devo raccontare, visto che lei mi provoca, che ho dovuto ricorrere ad una brava amica personale, perché ovviamente dare un affidamento per far tradurre in inglese da parte di un'amministrazione regionale che è quasi uno Stato, come la Sicilia, per dimensione di bilancio, il nostro consolidato e il nostro bilancio triennale è di circa 95 miliardi, quindi è una cosa enorme, però è una cosa molto troppo complessa. A questo punto ho chiesto ad un'amica che lei mi dà modo di ringraziare, che opera tra l'Italia e l'Inghilterra nel settore, che per esempio ci ha consentito, collaborando con noi, di vincere dei contratti europei insieme all'università irlandesi o a amministrazioni locali portoghesi, contratti nel settore proprio dell'informatica che sono innovativi, quindi che fanno onore alla Sicilia, che in quel senso si dimostra essere non solo un luogo, come viene descritto, dove si cercano posti pubblici per non lavorare, ma è un luogo dove invece si può lavorare, si può crescere, soprattutto facendo impresa. Infatti il secondo aspetto, appunto, era, che facevo notare era questo, cioè il fatto che la Sicilia sembra guardare più all'Europa che non al continente, chiamiamolo così, no? In qualche modo cerchi forse un'integrazione ad ampio respiro con il livello, diciamo, comunitario, più che con il governo nazionale, se vogliamo, il che dal mio punto di vista è positivo. Poi mi dica lei se è una lettura corretta. Questo anche per la connotazione del nostro sistema digitale. Noi abbiamo un sistema digitale diverso da quello del resto d'Italia. Abbiamo un sistema digitale che, ovviamente grazie anche allo sforzo dello Stato e dell'Unione Europea, si sta realizzando in Sicilia e che ha avuto anche una premialità dalla Commissione Europea. La precedente commissione ha premiato la Sicilia con 55 milioni di euro proprio per la capacità e la velocità di spesa che ha dimostrato nel settore dell'infrastrutturazione digitale. Questo è un elemento molto, molto, molto importante. Ma perché dicevo un sistema diverso? Perché il nostro è un sistema che colloca una regione infrastrutturata in un contesto di backbone landing points. Noi abbiamo un reticolo di backbone landing points, di grandi dorsali che partono in alcuni casi addirittura dagli Stati Uniti e vanno verso l'Oriente, che arrivano in Sicilia e dipartono dalla Sicilia. Quindi è evidente che non può essere un sistema che si guarda all'ombelico, che guarda solo al suo interno, ma è un sistema che deve guardare a questi punti di accesso proprio per consentire di interconnettere una infrastruttura digitale regionale con con reticolo, con la grande opportunità di avere queste grandi dorsali che trasmettono dati, che danno, sono le autostrade del futuro, che poi coincidano con le rotte dei fenici, perché in qualche modo arrivano dal Medio Oriente, passano la Sicilia e poi vanno verso Gibilterra e verso la Spagna, sembrano proprio le rotte dei fenici, ma sono le nuove rotte del sapere, le nuove rotte della conoscenza, che le nuove rotte dei commerci, le nuove rotte dell'innovazione, sulle quali occorre puntare. Quindi il nostro obiettivo è
prima aver preso atto di questa infrastrutturazione dei backbone che non abbiamo fatto noi, non ha fatto neanche l'Europa. Ricordavo ieri in un confronto con l'Università LUMS, che avevo fatto, io sono stato a cena qualche mese fa con la Gabriel, che al tempo aveva la delega nella vecchia commissione, e adesso la delega è passata alla Vestager del settore digitale, proprio perché è diventata ancora più una priorità europea. E proprio col commissario europeo dicevo: ma qual è la vostra politica, la nostra politica europea sulle grandi dorsali che attraversano i nostri mari? E per esempio qui, mentre l'Europa guarda al 5G, mentre l'Europa guarda alle nuove tecnologie del digitale, su questo scenario delle grandi dorsali ancora si deve creare una politica europea delle grandi dorsali. Hanno fatto molto i privati, hanno Sparkle, altri hanno realizzato grandi dorsali. Il nostro obiettivo è proprio quello di creare un dialogo, una interconnessione tra questo straordinario sistema di opportunità che ci siamo trovati senza che nessuno facesse particolare sforzo, ce lo siamo trovati, e allora avere una infrastrutturazione interna è importante. Oggi il problema qual è della Sicilia? Io lo chiamo il paradosso digitale. Il paradosso digitale della Sicilia è avere questa splendida, eccellente infrastrutturazione che completeremo a breve, arriveremo al 100% entro un anno e mezzo massimo, quindi con un livello di infrastrutturazione anche della campagna, immaginate per il food siciliano o per i prodotti agricoli cosa vuol dire poter essere, dal momento in cui vengono raccolti, seguiti digitalmente e con grande facilità in relazione, o che cosa può essere per esempio la sicurezza della nostra campagna assicurata attraverso il digitale. Queste sono alcune esemplificazioni, ma il nostro problema, ecco, da qui il paradosso digitale, è avere una infrastruttura così compiuta e poi, proprio ne parlavamo con Banca Italia poc'anzi, col rapporto sull'economia della Sicilia che è stato appena presentato, avere il 44% delle famiglie, il 44% delle famiglie che non ha computer o tablet, e quindi non riesce ad utilizzare questa splendida infrastruttura. È come avere un paese nel quale si costruiscono autostrade e poi non si aprono concessionarie e non si aprono distributori di benzina. Immaginate quelle autostrade a cosa servono, servono a poco. Allora da qui, per esempio, lo sforzo che stiamo facendo col MISE sui voucher, cercando di puntare sui voucher da dare alle famiglie, alle imprese, per consentire loro un accesso agevolato e più economico possibile all'infrastruttura, e questo è e poi a mio avviso dovremmo puntare a diffondere il possesso e la proprietà di portatili, tablet, computer. Stamattina sento, purtroppo è una notizia che conosco da tempo, che il governo nazionale punta a una nuova rottamazione auto o alla rottamazione occhiali. Allora, se questo deve essere il paese delle lobby, dove contano per le rottamazioni non gli interessi dei cittadini, ma gli interessi delle lobby, allora questo va benissimo, la rottamazione delle auto e la rottamazione degli occhiali. Non a caso, diciamo, tra i primi 3-4 gruppi italiani ci sono produttori di occhiali e produttori di auto. Oppure, se invece guardiamo al fabbisogno effettivo del paese per renderlo competitivo, per consentire davvero il lavoro a distanza, per consentire che papà e figli e mamma non litighino se devono fare contemporaneamente lavoro a distanza e formazione a distanza, scolastico, universitaria che sia, e quindi è necessario che ci siano più computer a casa, e allora probabilmente, piuttosto che la rottamazione auto e occhiali, dovremmo puntare a investire su un accesso agevolato all'acquisto di computer, tablet, soprattutto per bambini, minori. Pensate, il credito d'imposta, voi sapete che sono i famosi 500 euro, io sono un docente universitario, per fortuna non ho bisogno di utilizzarlo, ma ho scoperto, volevo comprare un computer, che i 500 euro sono previsti per i professori di scuola e non sono previsti per i professori universitari. Ma se già c'è un problema ad estendere dai professori universitari scolastici ai professori universitari il bonus per acquistare un computer, figuratevi quanto siamo lontani da una massiccia campagna di computerizzazione del paese, che è essenziale per rendere produttiva quella infrastruttura. Lei prima parlava di appalti.
Io condivido un po' le sue perplessità sul codice che ci troviamo, tant'è vero che tra l'altro Colao, no, nel suo piano parlava di una semplificazione, di dover semplificare, ma semplificare sul serio, quindi partire da un modello direttiva europea più del, diciamo, un recepimento molto molto leggero, nazionale, quindi che non lo stravolga. Ok, però chiaramente parlare di appalti significa parlare di risorse che un soggetto pubblico può mettere in campo ed investire anche a favore, se vogliamo, di una politica industriale che abbia un occhio particolare per il territorio. Sappiamo che questo è un po' difficile nella pratica da fare perché non è possibile discriminare, no, tra i, diciamo, su base regionale e favorire quelli, tra gli interlocutori economici, tra i soggetti economici, insomma, gli operatori economici, quelli che appunto sono residenti della regione. Però come si può evitare che le risorse vengano poi tutte canalizzate verso aziende e fornitori che risiedono oltre regione? Quindi, diciamo, portando via, no, il flusso di risorse di cui poi il soggetto pubblico potrebbe disporre. No, diciamo, io credo che la normativa sugli appalti, e questo appunto io dico studioso del settore, non può in alcun modo creare elementi discriminatori incentrati sulla allocazione territoriale dell'impresa. Quindi è evidente che nel Certo. momento in cui si apre una procedura, questa deve consentire a tutti di. Ma il problema non è questo, cioè le imprese non credo che chiedano, fate degli appalti a riserva indiana di mie circoscritte siciliane, anche perché se l'aggiudicazione appalto arriva dopo 3 anni sia che c'è l'europea sia che c'è la siciliana. Il problema è oggi la gestione della procedura di evidenza pubblica. Quando nel 2016 fu creato questo obbrobrio, io scrissi, sono su internet le mie riflessioni, quindi non è difficile trovarle, no? E poi mi fa specie che, diciamo, coloro che sono stati tra gli artefici di questa assurda complicazione oggi sono tra coloro che ne pretendono la semplificazione, dimenticando che 4 anni fa ne erano stati gli artefici. Il decreto legislativo porta delle firme, quindi non voglio accusare nessuno, basta vedere le firme. Immediatamente gli studiosi dissero: ma cosa state combinando? Cioè un codice che poi deve essere tradotto da un regolamento ancora non uscito, una serie di decreti applicativi, le linee guida dell'ANAC, le leggi regionali, cioè sostanzialmente un ginepraio dal quale è impossibile uscire vivi, tant'è che poi tutti invocano il Ponte Genova o la soluzione del Ponte di Genova, ma non è la prima volta, non dimentichiamo gli appalti per gestire il Giubileo, cioè scusate, la protezione civile, quindi in deroga al regime degli appalti per fare il Giubileo, per gestire i vertici di organizzazioni mondiali tenute in Italia. Ecco, è evidente che questo paese ha una tendenza alla complicazione che deve scongiurare evitando il gold plating. A Bruxelles ce lo dicono in tutte le lingue, ma il gold plating non si fa solo nella normativa sugli appalti, ma andate a vedere la normativa ambientale, basta recepire senza complicare, normativa sul gas, normativa. Le normative in Italia di matrice europea diventano delle questioni inestricabili proprio perché gold plating, cioè arricchite, appesantite, in alcuni casi rese impossibili nell'applicazione da una congerie di disposizioni. Togliamo tutto questo e andiamo. Ecco perché, per esempio, noi abbiamo fatto questa responsabilmente questa scelta: mai fare un appalto. Appena noi ci mettiamo a fare una gara, i soldi europei non li spendiamo più. Scusate. A questo punto l'unica soluzione è stata rivolgersi agli affidamenti Consip, in modo che noi, senza sapere, abbiamo bisogno di un servizio, chi ha vinto in Consip, ha vinto X, bene, se ci sono spazi finanziari chiudiamo l'intesa. Non abbiamo da fare scelte più o meno pilotate, se qualcuno ci pensasse a farle in sede locale. Noi ci andiamo a utilizzare le risorse e le opportunità delle imprese italiane, come sono, scelte da Consip con procedura trasparente, e le applichiamo. Questo ci ha consentito di fare grandi passi avanti. Questo ci consente oggi, aspettiamo una risposta dall'autorità nazionale, però dall'Agenzia per il Digitale, ma andiamo per esempio a fare un
insomma, a realizzare un centro digitale in Sicilia con un grande data center, no? Che possa fungere anche da disaster recovery di altre regioni, ma che diventi un grande data center nel Mediterraneo che possa consentire alla Sicilia di interloquire anche sul piano digitale con le regioni di Riteraschi, con i paesi di Riteraschi. E poi il tema del competence center. La ringrazio di darmi l'opportunità di precisare questa cosa. Ma avete visto la mappa dei competence center? Dove sono allocati gli 8 competence center di Industria 4.0? E sono allocati tutti da Napoli in su. Uno a Napoli, uno a Roma e gli altri 6 nel centro-nord. Il sud è abbandonato. Quindi un governo nazionale, parlo in termini di continuità, non questo, la continuità, un governo, intendo il governo, da un lato fa un investimento lungimirante e massiccio sull'infrastrutturazione digitale del Mezzogiorno e della Sicilia. Dall'altro, seleziona i competence center, sono stati selezionati come se il paese fosse coeso, quindi quante imprese digitali ci sono sul territorio, quante imprese digitali, quanti investimenti. È chiaro che se sul piano quantitativo, se lanci una selezione in tutto il paese senza tenere conto che c'è un centro nord e un centro sud, è evidente che vincono solo le strutture al centro nord, molto più potenti, molto più ricche, molto più delle quote per il sud, in un certo senso. No, ma quantomeno bisognava creare un elemento di ponderazione per cui tu dovevi garantire che i competence center fossero distribuiti, perché questo rende utile l'investimento infrastrutturale, altrimenti teniamo delle... Se non nasce un competence center attorno al quale... Sì, ci sono alcuni digital hub a Catania, in Puglia, in Calabria, ma sono piccola cosa rispetto al competence center sul quale... lo Stato ha investito 10 milioni di euro per ogni competence center, perché il competence center diventa un incubatore, un elaboratore, un acceleratore di attività imprenditoriali nel settore digitale, che è essenziale con questa infrastrutturazione digitale. E invece lei parlava del progetto di creare quindi un polo strategico nazionale, se vogliamo, in Sicilia. Sì, è una delle cose sulle quali stiamo discutendo. Gli interlocutori imprenditoriali ci hanno sentito, e quindi c'è, evidentemente la Sicilia ha una forte attrattività in questo momento. Speriamo che questi auspici si trasformino in, ma questo ve lo dirò solo quando saremo arrivati al punto auspicato, ma questi desiderata si trasformino in progetti concreti. Certo, gli ingredienti ci sono tutti. C'è il sistema dei grandi backbone che arrivano in Sicilia. C'è un'infrastrutturazione digitale di grande livello. Se riusciamo a realizzare anche il grande data center, ecco, mi pare che gli elementi ci siano. Su questo, un altro elemento innovativo, il Ministero dell'Interno si è impegnato con il PON Legalità e Sicurezza a dare risorse, circa 9 milioni sui 25 complessivi dell'investimento per il data center, proprio per sostenere questa soluzione, proprio perché oggi c'è un problema di cyber security, di custodia dei dati, di potenziamento degli elementi di accumulazione dei dati, che per la Sicilia, per una terra dove sono 5 milioni di abitanti, migliaia di operatori e imprese, istituzioni pubbliche e private, diventa un asset molto importante, un elemento di innovazione molto significativo. Quindi, Assessore, ci sarebbe la possibilità di pensare alla Sicilia come un luogo in cui spostarsi a vivere, magari lavorando poi in smart working con soggetti che sono completamente altrove, no? In Europa, nel mondo, di sfruttare quindi le risorse che la Sicilia mette a disposizione, quindi oltre alle risorse naturali, storiche, diciamo le persone e così via, culturali, però anche la naturalistica, insomma, anche la simpatia dei siciliani, naturalmente, ma anche l'infrastruttura, quindi che è in parte già presente, il backbone di cui parlava, che poi è anche presente, ho visto, insomma, nella intestazione dell'agenda digitale. E appunto quella che dovrà nascere, quindi il polo strategico e così via. Ci sarebbero un po' tutti gli ingredienti per ribaltare
troviamo là la situazione. Una situazione che vede, come lei diceva, appunto il nord del paese privilegiato rispetto a... Allora, è giustamente privilegiato perché lì c'è la forza economica del paese, quindi è giusto che sia così ed è giusto che gli sforzi che in questo momento stanno facendo puntino a rafforzare il motore della macchina, perché se il motore si ferma la macchina può essere una Rolls Royce, non cammina e quindi, no, quindi il motore è essenziale. Io però ho qualche difficoltà ad aderire alla corrente dottrinaria che in economia punta al cosiddetto sviluppo per gocciolamento, trickle down, no? Cioè l'idea che se ci sono dei punti che un po' aveva palesato il sindaco di Milano qualche mese fa, cioè rafforziamo i punti di forza perché questi determineranno a cascata degli effetti di innovazione e di spinta anche per le aree più a sviluppo ritardato, che non lo sviluppo ritardato. Probabilmente invece l'intuizione di chi, e noi abbiamo soltanto, ripeto, fatto l'ultimo miglio, però spero averlo fatto bene, speriamo di farlo bene, utilizzando il meglio delle risorse. L'intuizione di chi ha detto portiamola l'innovazione digitale al sud attraverso una grande infrastruttura, quella è stata un'intuizione di grande profilo, molto apprezzabile. Ancora poco conosciuta e devo dire neanche gli stessi artefici mi sono sembrati particolarmente consapevoli di quello che hanno fatto, ma questo è tipico del nostro paese. Però ecco, oggi c'è questo dato, questo elemento di innovazione. Dobbiamo puntare a che questo elemento di innovazione diventi, si consolidi e diventi un'opportunità per imprese, professionisti, università, artisti, per tutti coloro che utilizzano pensionati, non parliamone, che utilizzano la rete e la fibra digitale per il loro lavoro, il loro tempo libero, la loro ricerca, la loro creatività. Basta vedere il segnale che ricevete, no? E vedete come questo sia un segnale assolutamente, diciamo, di qualità, no? Mi è capitato di far parte di webinar europei, io sono componente del Comitato Europeo delle Regioni, mi occupo di digitale anche a livello europeo, per un soffio non sono il relatore del parere del Comitato delle Regioni sull'intelligenza artificiale perché toccava un socialista, io sono un popolare, quindi poi alla fine però diciamo, ci rifaremo più avanti. Però ecco, in questo webinar mi ricordo che, non dico la regione perché ho tanti amici lì, non mi piace evocare default difficoltà di altri, a un certo punto una regione importante italiana che era collegata, un collega di questa regione ha dovuto disconnettere il video perché non video e audio insieme non andavano, era troppo carica. Ecco, questo avere una fibra, avere una infrastruttura che oggi ci consente alla Sicilia tutto questo vuol dire da un lato poter ospitare aziende, ecco perché le ZES, ecco perché il vantaggio che stiamo realizzando sul piano fiscale per chi viene a investire in Sicilia. Vuol dire non far fuggire molti giovani che oggi, che purtroppo fino a poco tempo fa sono scappati da Sicilia non trovando posti di lavoro e invece che possono restare al sud, da qui una innovazione normativa sul piano fiscale che abbiamo fatto per rendere ancora più efficace il resto al sud, che è una misura statale, ma che noi accompagniamo con l'esenzione fiscale triennale che consente l'opportunità di fare impresa in Sicilia. Non è un caso che le analisi che recentemente ha pubblicato la CISL insieme alla Diste Consulting, che è una società di ricerca, hanno manifestato e evidenziato che proprio in Sicilia si trova un altissimo numero di start-up digitali, start-up innovative, anche nel settore dell'e-commerce. A Palermo abbiamo, per esempio, un operatore che fattura più di 10 milioni nell'e-commerce del vestiario, uomo, donna e bambino, e quindi pensare che un grande player, che ormai è un grande player, sia allocato a Palermo, sembra una contraddizione, invece consente a questo di operare a livello internazionale senza problemi. A Catania si gestisce per esempio la piattaforma energetica del Marocco, si è realizzata la soluzione a una asimmetria nella costruzione dei timpani artefatti, no? Per chi
non li aveva, supportati digitalmente per chi non li ha più, e c'era il problema di una simmetria temporale ovviamente limitata, e un centro di ricerca di Catania ha risolto il problema con gli Stati Uniti, anche con il cuore artificiale si stavano facendo delle ricerche, dei supporti, quindi qui si può fare ricerca, analisi, impresa, si può anche stare da pensionati continuando le attività di controllo del risparmio, collegamento con amici e parenti, pur vivendo qui e godendo anche della permanenza della Sicilia. Il nostro obiettivo è proprio questo, rendere la Sicilia suitable, confortevole, e per essere confortevole il digitale è un asset essenziale. Secondo lei la Sicilia può riprendere ad avere un ruolo centrale nel Mediterraneo, facendo magari anche da ponte con i paesi che si affacciano sulla sponda sud? Ma non siamo noi che... Attraverso il digitale, sì. Non è solo un'ambizione, ripeto, la circostanza che questi grandi elementi di connessione e interconnessione mondiale passino per la Sicilia e consentano alla Sicilia di avere accesso diretto con la massima velocità alle reti mondiali è un fatto che è una centralità, non è, la centralità che ha fatto della Sicilia una terra particolare, un melting pot di culture, di dominazioni, di presenze, che per esempio non connotano altre bellissime, attenzione, isole, anche vicine, ma che non hanno la variegata esperienza e tradizione e sedimentazione che ha la Sicilia, è proprio la sua centralità. Oggi quella centralità geografica, che era solo geografica, che faceva sì che per andare da Oriente a Occidente si passasse per la Sicilia o da nord a sud, il ruolo degli inglesi, per esempio nel controllo del Mediterraneo attraverso la Sicilia e Malta è stato fondamentale, quindi sia negli spostamenti nord-sud, i normanni sono arrivati in Sicilia, sia nel collegamento tra Oriente e Occidente, oggi si ribalti anche sul piano digitale, cioè questa neocentralità in termini geografici può essere anche una centralità geopolitica o geoeconomica, quindi noi puntiamo e lavoriamo per questo. È un lavoro che vi ringrazio perché voi la interpretate e lo percepite. Capite che in Sicilia non è molto compreso. Sì, no, si percepisce molto chiaramente, però mi rendo conto che a livello infrastrutturale è ovvio, no? È ovvio, come dire, dall'esterno, ed è ovvio a chi magari ha letto l'agenda digitale, poi appunto a lei il merito magari di averlo esplicitato. Però dal punto di vista, quindi non soltanto infrastrutturale, ma di servizi o di connessioni o di occasioni di business create con interlocutori appunto sponda sud, secondo lei si sta facendo, si può fare qualcosa in più? Si può fare molto sul piano sanitario, per esempio noi abbiamo creato qui l'ISMET, che è un centro trapianti di livello europeo, sud europeo, e ora nascerà RIMED con un investimento da 500 milioni di euro, già la prima pietra è stata allocata, sono in corso i lavori di costruzione, non stiamo parlando di sogni, il che farà insieme alle innovazioni del settore che l'assessore Razza, un mio collega del governo Musumeci che si occupa della salute, sta puntando molto su Catania e su Palermo per centri medici di grande profilo, farà della Sicilia entro 4-5 anni un'eccellenza del settore sanitario a livello mediterraneo. Anche questo è un elemento essenziale sia per il digitale sia per l'interlocuzione con i paesi riveraschi. Ovviamente il settore il digitale lo è, come lo è la marineria, gli scambi nel settore dell'agricoltura, le interconnessioni culturali che ci sono, quindi una grande piattaforma mediterranea pronta a essere cerniera e tornare meglio ancora ad essere cerniera nel Mediterraneo. Assessore, le sfide per chi deve governare una regione come la Sicilia, che ha meno vincoli, no? Se vogliamo, rispetto alla classica regione italiana, però magari appunto ha anche più complessità. Quali sono? Guardi, dover parlare appunto con persone come lei di cose così complicate e fondamentali per il futuro della Sicilia, e poi dover rendere semplici le cose che purtroppo molti chiedono, che sono lavoro,
serenità economica, un futuro per i propri figli, non fare scappare i propri figli dalla propria terra. Quindi, in qualche modo, una sorta di strabismo necessario che consente a un occhio di guardare lontano e a quell'altro di guardare la punta del piede e quindi guardare la concretezza del bisogno giorno per giorno. I dati che poco fa, qualche minuto fa, Banca Italia ha diffuso sull'economia siciliana sono dati difficili, cioè è evidente che qui la crisi, che non è stata una crisi sanitaria per fortuna come in altre parti d'Italia, sta avendo sul piano economico degli effetti drammatici. Perché vede, se una industria di ceramica di Sassuolo si è fermata per il Covid, è accaduto che ha avuto danni, cassa integrazione, ma nel frattempo, per esempio, ha potuto vendere il suo magazzino, ha potuto commerciare con il resto del mondo dove ancora c'erano dinamismi, fermo restando la crisi mondiale continentale. E la Banca Italia, poc'anzi, attraverso un suo vice direttore generale, ci ha comunicato che, per esempio, il risparmio delle imprese del centro-nord nei mesi del lockdown è cresciuto. Cioè, la propensione al risparmio, alla creazione di riserve monetarie da parte finanziarie da parte delle imprese è cresciuta in questa fase. Sembra strano, ma è così. Mentre, quindi cosa accade? Se tu prendi una industria di Sassuolo, la fermi, poi si finisce il lockdown, si riapre, si comprano un po' di DPI. Si spende un po', certo si spende perché è una spesa imprevista, ma con pulsante ricomincia a produrre, poi certo bisogna vendere, ma si ricomincia a produrre. E un albergo è la stessa cosa, o un bed and breakfast. Questi sono destinati ad avere 1 o 2 anni di disastro assoluto. E in Sicilia il turismo aveva raggiunto quasi il 18% di ovviamente considerato complessivamente turismo in senso stretto più tutto l'indotto, no? Ed è invece il settore che sta soffrendo e soffrirà di più. Quindi è evidente che la crisi nel sud è ancora più grave, è evidente che la crisi dove c'è purtroppo un 20-22% dell'economia sommersa, che vive di sommerso, cioè gente che vive la giornata facendo il lavoretto, pulendo le auto o portando le cose da un posto all'altro, ecco, tutta gente che vive così. In un momento di lockdown è al disastro e non gli puoi dire io ti faccio la garanzia e vai in banca, perché evidentemente questo 20-22% di popolazione che, ripeto, sopravvive con sommerso, non è che vive bene. Non stiamo parlando di evasore che fattura milioni e non risulta noto al fisco. Stiamo parlando di gente che sopravvive in questo modo. È evidente, e quindi non è un'apologia del sommerso, ci mancherebbe. Però è chiaro che se non lo aiutiamo abbiamo un problema sociale enorme. Poi c'è anche un segmento dell'emerso, cioè di imprese che lavorano, fatturano, stanno magari sui mercati anche internazionali, che hanno avuto qualche impresa con le banche, qualche problema con le banche, per esempio. Magari hanno un ritardo nel pagamento di una rata di mutuo di un anno fa, 8 mesi fa. Bene, essendo consentito il sostegno e l'accesso al credito solo a imprese meritevoli sul piano bancario, tutti questi li mettiamo fuori. Allora, il 22 lo tiri fuori perché è sommerso, un altro 20, 25 lo tiri fuori perché non è il merito bancario, è chiaro che tu hai un'economia che puoi aiutare al 50%, e del resto che ne facciamo? Quindi ecco perché è fondamentale non concentrare a livello statale soltanto, non prevedere misure uguali per tutto il territorio, ma differenziare gli interventi. È come altrimenti che se due gemelli vanno dal medico, è solo perché sono gemelli, un medico ne visita uno solo e gli dà la terapia. Poi magari si scopre che uno è cardiopatico e l'altro ha il diabete e quindi ne ammazzi uno dei due perché evidentemente se hai dato dei medicinali solo per curare quella medicina, magari gli effetti secondari danneggiano l'altro, solo perché sono gemelli. Il tema qual è? Che non si è finora dispiegata una serie di misure che tenessero conto che noi siamo in un paese diviso e quindi che differenziassero gli interventi, li calibrassero, li rendessero coerenti con l'effettiva morfologia economica e sociale delle diverse parti del paese. Diciamo, da questo punto di vista, secondo lei una valutazione più puntuale, più attenta di quelle che sono appunto le caratteristiche specifiche di un territorio
può essere anche aiutata dall'uso, per esempio, di dati aperti. Certo, assolutamente, Che su so Open che. Data. No, io avevo, quando ero assessore anche 8 anni, 7 anni fa, avevamo portato la Sicilia al terzo posto italiano per gli Open Data, convinti come siamo che gli Open Data non solo un elemento di trasparenza, ma anche un elemento di innovazione, di interlocuzione, la possibilità di creare connessioni tra diverse realtà del paese. Bene, nei 5 anni poi successivi del governo precedente siamo piombati agli ultimi posti italiani perché praticamente non si è fatto più nulla. Adesso siamo tornati nuovamente in questi 2 anni a essere tra le prime regioni per Open Data. Facciamo parte dell'Open Government Partnership, cioè ci siamo pienamente reinseriti non solo appunto nel digitale, ma anche nell'accessibilità dei dati. In questo la convinzione è assoluta, come attraverso l'apertura dei dati, il riuso dei dati, le collaborazioni, il benchmarking tra regioni che pratichiamo per esempio con la Liguria, il Friuli, regioni con le quali abbiamo interlocuzioni continue e costanti, o con la Lombardia anche e per altri versi. Noi siamo assolutamente convinti che il benchmark regionale funzioni, ma funziona se i dati sono aperti, se si dialoga, se ci si chiude come in un Esatto. continuo. L'autonomia funziona come la muraglia cinese, piuttosto che essere un elemento di rafforzamento e di difesa, diventa un elemento di isolamento. E questo, altrimenti, così l'autonomia non serve e così non la interpretiamo col governo precedente. Beh, dati aperti per chiudere il cerchio anche in ambito appalti, naturalmente. Ed è anche, se vogliamo, uno dei motivi per cui il digitale può effettivamente dare un aiuto anche in termini di trasparenza. Assolutamente. La trasparenza è un elemento essenziale. Noi stiamo lavorando, certo, su alcune cose ancora c'è lunga strada da fare, anche perché gli adempimenti sono davvero tanti e quindi non è un caso che ci sono soggetti che lavorano proprio su questo per rendere più trasparente possibile l'amministrazione. Un'amministrazione trasparente è un'amministrazione che dialoga con i propri cittadini, che non li teme. Proprio perché il dato deve essere lo stesso. Non a caso alcuni stati americani chiamano la norma sulla trasparenza Sunshine Law, no? La norma sull'assolamento, no? Sui territori assolati e quindi disponibili. Noi siamo una Sunshine Land e pertanto credo che dobbiamo puntare molto sul Bene, e sulla Assessore, trasparenza. grazie davvero di essere stato con noi stasera. Io avrei tantissime domande ancora da fare, ma purtroppo dobbiamo chiudere perché a seguire abbiamo un altro webinar. Però magari possiamo già Ma davvero strapparle la un vostra consenso ad essere con noi tra qualche mese, magari. con grandissimo piacere e disponibilità. È per me un onore e vi ringrazio No, per l'onore è nostro. Grazie mille. Buona serata.